È la nuova Renault Sport Mégane 265 Trophy. Sì? In questa prova mi affianca il campione di rally e stunt driver di James Bond, Mark Higgins. Il suo controllo è leggendario, come dimostra questo video in cui sfreccia 240 km orari. Anche lui però dovrà stare attento con quest'arma letale da 28.000 sterline e 261 cavalli. Un fulmine. Al Nürburgring ha il record sul giro per le auto di serie a trazione anteriore. La Mégane va così bene da spingerci ad osare. Può una coupé battere per velocità e piacere di guida una vera Gran Turismo? Ecco la Nissan 370Z da 30.000 sterline, una delle mie sportive preferite. Due posti, trazione posteriore, una Gran Turismo. Ed è convinzione diffusa che non ci sia paragone con la migliore coupé quattro posti a trazione anteriore. Ma io, in realtà, non ne sono poi così sicuro. Per incoronare la migliore, misureremo l'ampiezza del sorriso del guidatore, poi Mark le guiderà entrambe in un giro cronometrato. Comincio io sulla Nissan. La 370Z ha un motore 3007 V6 e va da 0 a 100 in 5,3 secondi. Adoro il cruscotto d'aeroplano della Nissan. Fa molto PlayStation. Ah, si scivola. Scusa, mi sono fatto prendere un po' troppo la mano. Guardavi il cruscotto. Perché lasci andare lo sterzo? Lo fai spesso? Beh, molti lo fanno. No, non l'ho mai visto prima. E invece, oh, ho un po' esagerato. Visto? Non puoi lasciarlo andare. Mi sembra che ora abbia poco grip. Una volta che la porti in staccata, è più controllabile. Parole sante. Troppo stacco tra sottosterzo e sovrasterzo. Non c'è un equilibrio tra i due. È divertente, ma può strafare in queste condizioni. Non posso usare tutti e 324 cavalli. Meno male. La trazione posteriore genera sottosterzo in entrata e sovrasterzo in uscita, e così non è facile né divertente. Le condizioni favoriscono la trazione anteriore, ma il 2 litri turbo della Mégane eroga soltanto 261 cavalli, 63 in meno della Nissan. È veloce, sai? Senti il turbo che entra? E viene un bel rombo dal cofano con questo turbo. Mi sto divertendo. Entra bene. Guarda lì. Con la trazione anteriore mi diverto di più, è molto equilibrata. Se vado in derapata, pensi che riesco a tenerla? Sì, ce la fai. È difficile mantenere una bella linea qui. La trazione anteriore è noiosa, ma non questa. Ci si annoia? Oh, troppo di traverso, Tiff. Andiamo! Io guido per divertirmi, sarai tu a fare il tempo. Mi sto divertendo. Io voto per la Renault. Anch'io. È stata una vera sorpresa. La coupé si guida meglio e mi ha divertito molto più della Nissan. Ma sarà anche più veloce sul giro? Mark fa il tempo di riferimento sulla 370Z. Ho appena premuto il cronometro e già decolla. Oh, troppo veloce! Paura? Dai, su, bella! Ammettilo, eri troppo veloce. Ricomponiti, oh no! È molto difficile. Tieni le mani sul volante nella curva in sovrasterzo. Sì, ma tu le toglievi prima. Sì, ma tu cerchi sempre la leva del cambio. Vorrei dirti la mia, Tiff, ma devo concentrarmi sulla guida. Vai col muso, sterzo, arriva, arriva, poi... e vai! È concentrato sulla guida. È un combattente, un guerriero. Oh, è al traguardo. Non mi sembrava male. 1, 34 e 6. Non è facile. Tocca alla Mégane. Una coupé può battere in velocità una Gran Turismo? Pensi di fare meglio di 1 minuto 34 e 6? Sarà una bella lotta. Via al cronometro. Non ti sembra un'auto da rally? Direi di no. Per fare il tempo serve stabilità e io mi annoio. Mi sbrigo a cambiare marcia perché quando alzo il pedale sbanda. Ma sta andando bene. Sì, è affidabile. Risponde bene e fa quello che vuoi senza problemi. Cattiva, cattiva. Andiamo, andiamo. Ora. Mi piace, mi piace. Sembra più veloce finora, no? Curva a sinistra, una curva e siamo salvi. Ho detto salvi. Eccolo al traguardo e stop al cronometro.
spara? Un minuto, 32 e 6. Davvero? Due secondi in meno. Un risultato clamoroso. In queste condizioni almeno la coupé ha stracciato una delle nostre GT preferite. Anche con oltre 60 cavalli in meno, la sorprendente Mégane Trophy si è dimostrata più divertente e più veloce.